Moltissimi mi chiedono come io abbia iniziato a fare l'agente immobiliare. In realtà si parla di agenti immobiliari, ma oggi siamo più dei consulenti immobiliari. Ci rendiamo conto che l'agente immobiliare, come poteva essere 10-15 anni fa, non ha più le stesse, non dal punto di vista tecnico funzioni, proprio dal punto di vista etico-morale, è sicuramente cambiata come persona, come professionista. Questo perché il consumatore si è evoluto, internet ha cambiato completamente il modello di informazione che viene dato. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, sinceramente, è nato per gioco, perché mi chiedevano, avendo io vissuto più di 4 anni a Londra, avendo sviluppato quindi una buona dialettica inglese, conoscendo molto bene la lingua, di poter, alcuni colleghi, oggi colleghi, mi chiedevano di fare da traduttore per le case che andavano a far visitare. Effettivamente sappiamo benissimo che in Sardegna, come un po' in tutta Italia, soprattutto parlo di Sassari, che è la mia realtà, non ci sono tantissime persone che fanno questo mestiere, che parlano anche una seconda lingua straniera in modo fluente. E quindi ho iniziato ad approcciarmi a questo tipo di cliente. In realtà facevo altro prima, mi occupavo sempre di servizi però. E penso che occupandomi sempre di servizi, la persona era sempre al centro del servizio. Quello che ho notato però che mancava a suo tempo era una programmazione, una strategia di vendita. Era un po' come lavorare alla giornata. E questo, venendo da realtà molto grosse nel mercato inglese, non mi soddisfaceva. E quindi ho detto, ma dovremmo fare le cose secondo me in modo differente. Quindi sono passato da traduttore a fare poi quello che il consulente immobiliare. Una volta che ho preso l'abilitazione, mi sono concentrato su come pianificare in modo strategico e come migliorare come professionista. Oggi siamo alla ricerca di nuovi collaboratori nel dipartimento vendita. Perché? Perché abbiamo raggiunto una maturità che ci permette di mettere al vostro servizio una serie di step formativi che vi possono dare possibilità non solo, come è successo a me all'epoca, quel senso di rivincita in una realtà che a suo tempo offriva veramente poco, e quindi il discorso di economico, di sentirsi, di aver fatto tante scelte nella vita che poi alla fine magari ci fanno sentire meno, come posso dire, meno arrivati, dove il problema dell'occupazione era già sempre una costante, stiamo parlando di 10 anni fa. E quindi ho deciso e decisi di mettermi in gioco. È vero, avevo 26, scusate, avevo 32 anni in realtà. Ero rientrato dall'Inghilterra quando avevo 28 anni, quindi siamo quando avevo 32 anni. Non ero troppo grande, ma non ero neanche troppo giovane. Questo è un lavoro che si può approcciare appena dopo il diploma delle scuole superiori e mettersi in gioco cercando di avere però una guida, un modello e un metodo da seguire, altrimenti diventa estremamente frustrante come attività, ecco. Però se tu hai le carte per poter, come me all'epoca, metterti in gioco, che tu abbia 25 anni o che tu sia un over 40, diciamo, è un lavoro che ti permette in qualsiasi momento di, con una giusta guida, una giusta formazione, di recriminare per te stesso quel successo che magari stavi cercando e che semplicemente nel cassetto di casa, ma ti serve semplicemente qualcuno che ti possa guidare e aiutare a svilupparlo in modo assolutamente efficiente. Quindi, come modello formativo, siamo all'altezza di darti tutti gli strumenti che ti possono portare a eccellere in questa professione. Non stiamo cercando tantissime persone, stiamo cercando quelli giusti. Se tu pensi di essere quello giusto, contattaci perché siamo interessati a farti percorrere quei passi giusti per poter arrivare a eccellere. Quindi ci sentiamo presto, ci vediamo presto, e anche se conosci qualcuno che può essere interessato a questo tipo di professione, questo tipo di mestiere, noi siamo a disposizione ad ascoltarti. Ciao.